Benvenuti alla scuola di uncinetto. Pronti per un'altra lezione? Andiamo! In questa lezione vedremo come realizzare la mezza maglia alta. Ci accompagnerà per i punti base Biosoft della Mondial e un uncinetto numero 5, sempre della collezione Mondial. Il simbolo della mezza maglia alta, se trovate lo schema scritto, è questa T. Una specie, diciamo, di T. E questa invece è la trama della mezza maglia alta. Andiamo a vedere come fare. Prendiamo il filo e lo portiamo sopra l'uncinetto, in questa maniera. Dopodiché entriamo nel punto, vedete, e agganciamo il filo nuovamente con l'uncino dell'uncinetto. A questo punto abbiamo tre asole sull'uncinetto, riprendiamo il filo e le chiudiamo tutte e tre. Non vi preoccupate perché adesso andiamo a vedere diverse volte come realizzarla, quindi riprendiamo il filo, entriamo nel punto, agganciamo di nuovamente il filo per portarlo dentro il punto, tre asoline che chiudiamo tutte insieme. Andiamo a vedere però a rallentatore come fare questa mezza maglia alta. Innanzitutto, normalmente quando si è finito la riga di un lavoro, per alzare il lavoro con la mezza maglia alta si fanno 2 catenelle, poi giriamo il lavoro e cominciamo. Adesso lo rivediamo tutto a rallentatore. Prendiamo il filo, lo passiamo sopra l'uncinetto ed entriamo dentro il punto. Dopodiché agganciamo, vedete, il filo con l'uncinetto e lo facciamo passare dentro il punto e portiamo fuori il filo. A questo punto, vedete, avete queste tre asole sopra l'uncinetto. Riprendiamo un'altra volta il filo e andiamo a chiudere tutte queste tre asole, quindi a far passare questo filo, chiudendole tutte e tre insieme. Quindi riprendo il filo, entro nel punto, aggancio il filo di nuovo, lo faccio passare attraverso il punto, in questo modo avrò tre asoline sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto insieme. Questa è la mezza maglia alta. E questa era la mezza maglia alta. Vi ricordo il simbolo, se trovate schemi grafici, è questa specie di T. E questo è il simbolo grafico. Io vi aspetto naturalmente ogni lunedì con la scuola. Abbiamo visto, ripeto, questa mezza maglia alta, mentre nella lezione successiva vedremo finalmente la maglia alta, che è proprio un altro dei punti base classici. Iscrivetevi quindi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Io vi aspetto ogni lunedì e vi aspetto naturalmente anche al prossimo video tutorial. Ciao!